i contributi della natura alle persone, alla società, che includono i servizi ecosistemici, per cui parliamo di acqua, di aria pulita, di cibo, di materie prime, sono essenziali per il soddisfacimento di tutti i nostri bisogni umani, sociali ed economici. Non c'è ancora una consapevolezza diffusa dell'importanza dell'ambiente per gli altri aspetti sociali ed economici. Il fatto emblematico è rappresentato dal consumo di suolo. Cioè noi abbiamo continuato, nonostante il rallentamento degli ultimi anni, a consumare suolo a un ritmo assolutamente ingiustificato, non correlato a quella che è stata per esempio la crescita demografica e neanche correlato a quelli che sono gli effettivi bisogni sociali, a quello che sono anche gli interessi economici, soprattutto se visti in una prospettiva di lungo termine. Dobbiamo prima di tutto integrare in tutte le politiche sociali ed economiche la preoccupazione per i riflessi che queste hanno sull'ambiente, sul capitale naturale, sui servizi ecosistemici. Dobbiamo integrare, come ci chiede specificamente uno dei target del Goal 15, la contabilità ambientale a tutti i livelli e redigere il piano che prevede anche la Convenzione per la lotta alla desertizzazione, il piano per raggiungere il livello di degrado del suolo zero al 2030.